Bentrovati con un nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti che faccio come sempre in collaborazione con Tonia Colors. Ciao Tonia! Però questo video raggruppa sia il mese di settembre che il mese di ottobre, perché abbiamo zombato un mese e li raggruppiamo insieme. Avete capito? Sì. Ok, però prima di iniziare il video, a parte volevo farvi vedere che cosa porto sulle labbra, perché non ci farò un video, perché io avevo annunciato che avrei fatto un video su l'altro prodottino Gucci che mi doveva arrivare, ed è questo qui, ve lo faccio vedere qua, inutile farci un video apposta, tanto l'avete già visto su Instagram in diverse foto. Questo è il Gucci Lip Luxurious 320 Ethereal. Allora, questo è l'opaque, questo è l'opaque sempre, e questo è il rossetto. Ora io l'ho utilizzato da dietro per preservare un po' il marchio, per farvelo vedere, e poi lo utilizzerò tranquillamente, insomma non mi faccio problemi. Però era tondo qua, insomma. Ed è un bel nude. Queste sono due passate. Allora, è molto luminoso, dura tantissimo per essere un nude. Queste sono passate vigorose e questa è una passata sola, così riuscite a vedere una, due e tre. È un nude rosato, c'ha un qualcosina di lavanda all'interno che, portato da solo, su di me non è il massimo, sulla mia carnagione. Però, come in questo caso, portato con la matita labbra di MAC Whirl, non so se ve la sto facendo vedere nel verso giusto, io giro che ti rigiro che ti rigiro, ti faccio vedere pure la matita, via. È un nude, eccolo qua, ci sta benissimo, mi definisce un pochino di più le labbra, è meno mortaccino comunque. Mortaccino, per chi è di Roma saprà già che cosa vuol dire. E sugli occhi c'ho un colore solo, ho rispolverato questo qui della Wet n Wild ed è Noisette. Sto colore è meraviglioso, costa 1,99 euro, e con questo ci ho fatto tutto, piega e palpebra, perché anche se è shimmer, poi nella piega che è in ombra non si vede poi tutta questa luminosità, e è meraviglioso, straconsigliato, costa niente. Wet n Wild la trovate da Upim, e su segnalazione di Aghi 176, Agata, mua, che bacio, e vi invito ad andare a vedere il suo canale, perché ha scovato proprio la Upim, fresca fresca è arrivata la Physician Formula, che è quella famosa marca americana che qua da noi non si trova, e lei ha preso delle cosine, perciò vi consiglio di andare a vedere il suo canale se volete rimanere aggiornate e saperne un po' di più sulla Physician Formula. Io prossimamente le comprerò, però ecco, sappiate che da Upim si trova la Physician's Formula e la Wet n Wild, che prima si trovava solo in qualche profumeria. Ho detto tutto? Ah no, vi volevo far vedere questo. Questo è, l'ho ritrovato, anzi me l'ha dato mia sorella, ce l'aveva lei. È un ritratto che mi hanno fatto a Piazza Navona nel 2004. Ve lo volevo far vedere. Cioè, ma io non lo so, c'è qualcosa di Kristen Dunst, cioè si vede che la persona che mi ha fatto il ritratto pensava un po' a Kristen Dunst prima e dopo, prima e dopo. Ma pari tu zio, come dice Verdone con Fabris, compagni di scuola, insomma, l'avrete visto. Vabbè, ci teniamo a fare così, vedere. Completiamo il look e poi parto con i prodotti, giuro che parto con i prodotti. E questa meraviglia di smalto MAC Studio, che costa 10 euro contro i 14, gli smalti normali, hanno ingredienti migliori. Queste sono cose che non si sa perché, sempre colpa di Bisfenny 09, come siamo ammazzati da risate con Patrizia, liberamente penso, qui su YouTube, su Instagram, siamo fatti una cantatina virtuale, you're the one for me, formidable, la classica canzone di Aznavour, il formidable di MAC, meraviglia, bello, 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 stop, basta, parto con i prodotti, giuro,
lasciato a Patrizia. Ho terminato questa ed è la della saponaria ed è la crema mani extravergine. Ma che sudore al tappo? No, bene. Vabbè, se va faccio io, faccio prima. È la crema mani extravergine, all'olio all'extravergine. Crema mani all'olio extravergine d'oliva biologico. E qui c'è un extravergine così grosso, io leggevo solo quello senza occhiali, giustamente. Nutriente protettiva per pelli secche e sensibili senza profumazioni. Ora, un pochino di profumazione ce l'ha. E c'ha la classica profumazione dell'olio d'oliva, che non è il massimo, però comunque è un'ottima crema mani, un'ottima crema mani. E tra l'altro il profumo un po' di olio svanisce quasi subito e ce l'ho fatta finirla, non finiva mai sta crema mani, ne è rimasto un pochettino, me lo spalmo già che ci sto, così mi levo pure il rossetto. Dai, pure i paciughi facciamo. Ecco qua, continuo a metterla. È molto densa e molto corposa ed è veramente molto molto nutriente. Ci vuole un po' per farla assorbire, eh? Sulle mie mani non si assorbe subitissimissimo. Infatti ne devo mettere sempre poca, 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 poi aggiungo, 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 perché poi se no da mettere troppa, sto 2 ore a massaggiare. Non che sia spiacevole la cosa, però anche perché poi la metto la sera, la crema mani la metto la sera. C'è stato un periodo che la mettevo pure di giorno, adesso la metto esclusivamente la sera. Non c'ho problemi, insomma, non è che devo stare a fare che cosa, metto davanti alla televisione o me ne vado a letto, non, anche se non si assorbe in fretta non è un problema, comunque straconsigliato. Poi ho terminato questa, già prontamente ricomprata, questo lo sentirete praticamente in tutti i miei prodotti finiti, perché ormai ho scelto lei, allo Shan non ci sto andando, perché sennò altrimenti, lo sapete, avrei preso in alternativa l'acqua micellare della Auchan, ma mi ci trovo troppo bene, questa costa 4,99, 3,99, non so, dipende da dove la prendete, adesso l'hanno messa proprio al supermercato sotto casa mia. Mi conviene un pochino di più ad acqua e sapone, però in urgenza come in questo caso la prendo lì. Non mi ci soffermo, ragazze, perché è ottima. Poi ho terminato questa ed è una crema della Vera Attiva. Questa l'ho trovata in un giornale, non mi sbaglio, Donna Moderna. Non è totalmente bio bio bio, perché qualcuna di voi mi ha detto che c'è qualcosina dentro che non è la rende bio bio, però è una crema con buon inci. Un inch accettabile, si dice così. New Viso, formato speciale, trattamento notte, nutriente rivitalizzante. Sono 50 ml, pagato pochissimo al giornale, ma non mi ricordo, però è veramente ottima. Ottima, io l'ho utilizzata quest'estate di sera. A me piace tantissimo il profumo, forse un pochino troppo forte, sulla scia della crema Planters, quella che tutti odiano per la profumazione. Effettivamente con una crema su una crema viso tutta questa profumazione forte non è il massimo, però a me è piaciuta molto e mi dava la giusta idratazione, veramente mi è piaciuta tantissimo. Ora non so quanto costa, non credo la ricomprerò, anche perché non so dove trovarla, ed è la Specchia Sol, questa è la marca, ma a me è piaciuta veramente tantissimo, con aloe vera biologica, probiotici, ceramidi, acido ialuronico e fitosteroli. E veramente un'ottima crema che ho utilizzato la notte e non mi ha in estate, che l'ho presa quest'estate, e non mi ha assolutamente dato il senso di grasso, di pesante. Mi è piaciuta tanto, era giusta per la notte e per me è promossa questa crema. Poi, oddio, mi strappo i capelli. Che videaccio che sta uscendo fuori. Allora, due prodotti della Gently. Questa è grazie a segnalazione di Valentina. De Valentina. Ragazzi, io giù vi lascio una sfilza di ragazze da andare a vedere in questo video, perché veramente tante segnalazioni da tante persone in gamba. Ha fatto proprio un video Valentina e ha fatto vedere proprio questo, ed è un bagno doccia che si trova da Todis. Tra l'altro da Todis si trovano anche tante cose carine carine a poco di altre marche che poi vi farò vedere più avanti, perché ho presa dall'enfasi del prezzo ultra conveniente, ma che poi devo ancora provare. Però questa marca Gently costa pochissimo, ripeto, una marca che trovate al Todis. E fragranza muschio. Ora, proprio come dice Valentina, la fragranza muschio non è di quelle che vi inebria, come può essere la fragranza muschio di The Body Shop, ecco, per intenderci, però è comunque un profumo che a me è risultato molto gradevole,
È un bottiglione enorme. Quanti ml sono? Sono tanti. Sono 500 ml di doccia schiuma, vi dura una vita, costa niente, però vi ripeto, non mi ricordo i prezzi, help! E mi è piaciuto tantissimo ed è eco bio ed ha un inci totalmente verde, veramente, per gli ingredienti, la quantità e il prezzo, io vi consiglio veramente di andarli a vedere. Tra l'altro non riuscivo a trovare lo shampoo, me l'ha trovato Simona Mi Spendi 09, ho anche quello, poi ve ne parlo quando l'avrò terminato. È uno shampoo per capelli delicati, se non mi sbaglio. Ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo, e questo grazie a Valentina, e sempre grazie a Valentina della Gentry ho preso anche questo e l'ho utilizzato sui miei bimbi. E sto parlando del bagno delicato corpo capelli ad estratto di avena sativa da agricoltura biologica. Anche questo non costa niente, ragazzi, niente. Corpo e capelli per i miei bambini. Il fatto è che non schiumano tanto questi prodotti bio, ma meglio, però comunque l'importante è che puliscano bene. Sono delicati perché, ripeto, hanno degli ingredienti delicati all'interno. Ottimo. Invece grazie a The Gilmore Addict, Alessandra, che è saluto tutti in questo video, sono venuta a conoscenza della marca Natura Bella e ho preso altre cose che poi sto provando, poi vi farò vedere. So che lei questo lo utilizza come detergente intimo e ne sono mangiata le mani perché l'ho utilizzato semplicemente come detergente mani per me e per i ragazzi, per la famiglia. Mani e siderino della Natura Bella, che poi sempre da Alessandra ho saputo che è sempre la stessa ditta che produce la Gently ed è la Pierpaoli, perciò questo sempre grazie ad Alessandra. Mi raccomando, andate a vedere il suo canale perché è un canale interessantissimo. Tra l'altro lei fa anche video ASMR che io guardo sempre con molto piacere perché mi piace tanto il genere ed è bravissima in gamba. Comunque, Natura Bella, ottimo, ottimo pure questo. Questi sono prodotti per i bambini, delicati anche per gli adulti, quello che fa. Anche questo non costa niente, questo invece lo trovate all'Eurospin e c'è tutta una linea di prodotti, anche le creme, la crema utilizzata sui miei bambini, la crema lenitiva. Mancano mai questi di Cotoneve che ho comprato in un negozio limoni. Questi dovrebbero essere, ah, li ho arrotolati, sono di acqua e sapone. Sì, erano in offerta. Ce la farò mai perché io arrotolo fino a quel sapone. Che altro c'è qui? Il detergente della Lovea, questo l'avevo proprio accantonato e l'ho utilizzato quest'estate, come vi avevo detto. È un detergente bio. Lovea la trovate in alcune coin. Sì, coin. Ce la posso fare. E coin. OVS, coin, OVS, 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 la Lovea. Allora, questo detergente, ve ne ho già parlato, c'ha del mentolo all'interno, l'argilla bianca, però c'è del mentolino all'interno e lo rende molto fresco al momento dell'utilizzo. Per questo l'avevo riparcheggiato quest'inverno per utilizzarlo e terminarlo quest'estate, e così è stato. Termino questa carrellata di prodotti finiti con questa meraviglia. Questo è uno spettacolo, ragazze, il Plumping Effect Top Coat di Deborah. Questo top coat vi rende intanto le unghie super brillanti, vi indurisce anche l'unghia perché vi fa proprio uno strato bello corposo, quasi proprio di effetto gel, e fa durare tantissimo lo smalto. Questo è straconsigliato. Io l'ho preso in offerta da questo sapone, lo vendevano insieme a un gel effect e l'ho pagato 3 euro e qualcosa, se non mi sbaglio. Non ho idea di quanto costi a prezzo pieno, ma lo ricomprerò sicuramente, sicuramente. Ancora buono, è un po' addensato, però ancora buono. Un'altra 2-3 volte poi lo parcheggio, insomma ne utilizzerò un altro perché comincia a fare dei filamenti, ma è veramente ottimo, ottimo. E basta, ragazzi, il video finisce qui. Questo era l'ultimo prodotto, scusate il ciarlare del video, ma oggi mi andate chiacchierando. Mi raccomando, adesso andate a vedere il videuzzo di Tonia, che ci avrà sicuramente, come al solito, dei prodottini interessanti da mostrarvi. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.